Ciao a tutti. Allora, questo video lo faccio per dare le mie impressioni sul lato Mava della Thermowave. Me ne ha spediti un paio psiche, appunto perché io li provassi e poi facessi questo video, che dessi le mie impressioni da newbie, diciamo. Allora, mi ha mandato un HR, si vede forse appena appena, comunque c'è scritta Ava HR, c'è anche scritto Made in USA, fico. Non button feeder, scusate, questo è flat, non ha il buco sotto per l'alimentazione dal basso, ok? Poi mi ha mandato un LR, sempre con la sua bella scritta LR Made in USA, questo button feeder, ok? Allora, questi Atom, allora comincerei col dire due cose che costano tantissimo in confronto agli Atom normali, perché costano circa 40-50 euro, ecco, più o meno, circa. Che durano, almeno sulla carta, dovrebbero durare mesi, molto di più di un Atom normale. Che hanno una garanzia, cioè entro 3 mesi vengono sostituiti senza neanche chiederti cosa ci hai combinato, senza fare domande, e che dopo anche i 3 mesi con $10 la Thermowave te li rigenera praticamente. Quindi è una filosofia completamente nuova, diciamo, per quanto riguarda gli Atom. Allora, la differenza con un Atom normale, questo è un Atom normale, un 510, ma sono così anche i 306. Una delle differenze, diciamo, è questo. Vedi, questo è un buco laterale e due. Ne hanno due, oltre a quello in basso, se sono button feeder. Gli Ava hanno 1, 2, 3 e 4 buchi. Io penso che sia perché questo tipo di Atom, siccome non ha la wick, ma la resistenza praticamente è come, dico, avvolta, comunque più o meno, ecco, avvolta da una ceramica porosa che è di tipo di quelle che si usano in odontoiatria, hanno bisogno di un'irrorazione piuttosto corposa, per cui questi 4 buchi la aiutano. Io penso che sia per quello. Non hanno né ponte né wick questi Atom. Ma questi Atom oltretutto hanno bisogno, quando ti arrivano, di un rodaggio notevole. Io ci ho messo una settimana, 10 giorni, e sinceramente è una rottura di scatole incredibile. Io, se tanto per farvi capire perché mi ha mandati psiche, e quindi gli dovevo di farlo questa cosa qui, se no io, se anche li avessi pagati 50 euro, io li sbattevo dalla finestra, perché è proprio una settimana di sofferenza per farli funzionare. Dopo funziona molto bene, in più Thermowave lo offre anche come servizio. Adesso non ho capito se facciano pagare o no, però te li mandano già rodati. Ovviamente non si mettono a spipazzarli, o almeno così dicono. Lo fanno, non so come, col glicole, non so bene cosa combinano, però te li mandano già rodati, e io consiglio di chiederli lì già rodati, perché rodarli veramente a rottura di scatole. Allora, il posto dove funziona meglio, secondo me, dovrebbe anche essere ovvio, comunque è anche così, è qua dentro, nel RES. Nel RES dove funziona meglio. Questo è l'HR, che non è button feeder, vedi, non c'è il buco, quindi questo lo puoi far andare qua in drip, oppure in sistemi che non usino il button feeder, per esempio l'UFS. Io nell'UFS sono riuscito a far andare molto bene questo Atom, però molto bene. Allora, chiedo scusa, nell'UFS ho fatto andare, avevo solo l'altro, quindi però il sistema dell'UFS non è button feeder, quindi direi che sono sicuro che funzioni anche qui, anche questo che è flat, ok? Comunque cioè, funziona molto bene con l'UFS. Qui funziona benissimo con 2 Tenergy. Questo qua è spettacolare, restituisce proprio un aroma buonissimo. Una particolarità di questi Atom è anche che quando vanno a secco non ti danno stilettate in gola, te ne accorgi alla prima, perché fa un rumore di risucchio
stranissimo, fa proprio una cosa così. Più chiaramente l'aroma comincia a cambiare, però tu non senti nessuna botta in gola, nessuna bruciatura, e questo è notevole, è una figata. Anche perché qui per esempio vai 6 volte, la noteresti parecchio, eh. Comunque qua funziona molto bene. Poi l'ho provato sul juice e lì non sono riuscito a farlo andare bene, perché il juice, l'irrorazione del lato mi è data dal tuo tiro, e lì è veramente difficile perché questi hanno bisogno di tantissima irrorazione, e quindi non sono riuscito. Poi l'ho provato qua sulla no pipe, spendo solo 2 parole per la no pipe, per chi non la conoscesse, è spettacolare, punto. Comunque è un sistema button feeder con va a 3-7 qua, ok? In questo caso qua c'è il pulsante per lo squonk, e qua funziona molto bene. Sul reo funziona molto bene, l'ho provato qua, che l'ho provato stasera, e funziona veramente da Dio, al voltaggio minimo, perché questa è la box di Tio, la Betty, che è uno spettacolo anche questa, è solo che è potentissima, quindi l'LR, il button feeder, l'ho messo al minimo e lo erroro bene, e veramente qua è fantastica. Ci ho messo un liquido virgin vapor che fa paura, sinceramente questi liquidi sono eccezionali. E in questa box funziona veramente bene questo Atom. Ecco, le cose più importanti penso che ve le ho dette. Io la mia impressione finale su questi Atom, sono 2 mesi circa che lo uso, è che io se dovessi comprarlo lo comprerei perché fa meno male, che questo sembra che sia appurato e fa meno male, non essendoci la wick, essendo questa ceramica porosa al posto della wick. Perché se devo dire come funziona, preferisco un Cisco, io un Cisco, un Atom normale. Comunque questi c'è che durano un sacco e fanno meno male, però come aroma e come hit, perché adesso io svappo senza nicotina, quindi lì ormai non so più cos'è, però quando ho cominciato sì che avevo ancora la nicotina, e sinceramente come aroma e come hit preferisco un Cisco, io, è la mia idea personale. Per il resto sicuramente un buon Atom. Ciao a tutti e grazie.